Mazara, rimorchiatore maltese fermato dalla capitaneria a bordo circa 250 tonnellate di gasolio. Mazara, mancato dragaggio del portocanale, appello dei sindacati alla regione. Trapani, Forza Italia si riorganizza in provincia, Mazara partito affidato a Clemenze. Mazara Blue Silent scalda i motori, il Gano ufficializza la propria partecipazione. Calcio, il Mazara batte un altro colpo, ha preso il giovane centrocampista Antonino De Vita. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo come di consueto con la cronaca. Incidente mortale sabato scorso a San Vito Lo Capo, un 19enne deceduto nel centro turistico in via del Secco a seguito delle ferite riportate nello scontro tra la moto a bordo della quale viaggiava e un'auto. Per la vittima, che si chiamava Antonino Maiorana, non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario giunto sul posto per i soccorsi non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. La moto, una Suzuki 600, è impattato contro un'auto in uscita da un parcheggio. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro centauro, amico della vittima, ricoverato a Palermo. La Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha fermato una nave con a bordo 250 tonnellate di gasolio, i particolari nel servizio. Si trova ancora in stato di fermo a circa un miglio a largo della costa di Mazara del Vallo la nave mercantile battente bandiera maltese giunta in porto sabato scorso. Sono in corso infatti gli accertamenti da parte della locale capitaneria di porto e da parte degli ispettori del nucleo di Trapani della Guardia Costiera al fine di capire come mai un rimorchiatore d'altura trasportasse a bordo circa 250 tonnellate di gasolio. La scoperta è stata fatta nel corso di un'ispezione dei militari poco dopo che la nave ha in banchina al Porto Nuovo. Controlli che, oltre ad accertare la presenza del gasolio, hanno consentito di verificare anche numerose irregolarità a bordo, sia dal punto di vista della documentazione relativa al carico che delle dotazioni di sicurezza. Numerose deficienze tecniche e varie irregolarità amministrative, come si legge in una nota della Capitaneria, che hanno portato al fermo dell'imbarcazione. Quest'ultima, inoltre, è stata fatta uscire successivamente dal porto per motivi di sicurezza e fatta ancora a largo in attesa di ulteriori accertamenti. Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha confermato la nomina del segretario generale Bernardo Triolo a responsabile anticorruzione per la trasparenza del comune lilibetano. La nomina è stata confermata fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo. Questo pomeriggio al Senato inizierà l'esame del decreto legge relativo alle misure urgenti per gli enti locali. Diversi gli emendamenti presentati dalla senatrice trapanese del Partito Democratico Pamela Orru. Il governo ha tra l'altro approvato un ordine del giorno presentato dalla parlamentare trapanese che punta alla stabilizzazione dei precari siciliani. Si tratta di un significativo passo avanti, evidenziato la Orru, propedeutico a poter affrontare il tema in via definitiva sulla prossima legge di bilancio. Riorganizzazione di Forza Italia in provincia di Trapani, particolari nel servizio. Prova a riorganizzarsi Forza Italia in provincia di Trapani, lo fa a partire dalla nomina dei referenti comunali del partito, così come disposto dal coordinatore regionale degli Azzurri in Sicilia, Enzo Gibino, su proposta del coordinatore provinciale Antonio Dalì, con l'obiettivo, come si legge in una nota, di consolidarne il radicamento sul territorio tramite la celebrazione dei congressi e la preparazione programmatica e organizzativa delle elezioni regionali, ritenute ormai imminenti, e delle importanti amministrative della prossima primavera. A livello provinciale il senatore Dalì verrà coadiuvato dall'ex presidente del Consiglio provinciale di Trapani Peppe Poma, nominato vice coordinatore di Forza Italia, e dall'ex deputato regionale marsalese Eleonora Locurto, nominata responsabile per gli enti locali. Completano il vertice provinciale del partito l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, il già candidato a sindaco di Mazara del Vallo Giuseppe Siragusa e Francesco Buongiorno. Definiti anche gli incarichi territoriali a Trapani, il coordinatore Gianni Basiricò, a Marsala Piero
Piero De Vita ad Alcamo, Carmela Lobue a Mazzara del Vallo, Gaspare Clemenze a Castelvetrano, Pietro Nastasi. Nei prossimi giorni, fanno sapere da Forza Italia, verranno completati i riferimenti in tutti gli altri comuni della provincia. Senza dimenticare che all'interno del partito è attivo il movimento Seniores, guidato a livello provinciale dall'ex assessore provinciale Girolamo Pipitone, e il movimento giovanile guidato a sua volta da Giacomo Gucciardo. A seguito di indifferibili e urgenti lavori da effettuarsi nel serbatoio di Bresciana, Castelvetrano, il Comune di Trapani rende noto che da domani la portata idrica dell'acquedotto Bresciana verrà interrotta. L'erogazione sarà totalmente interrotta, tra gli altri, per le frazioni sud di Trapani, il Comune di Favignana, l'aeroporto di Birgi. Tale situazione perdurerà fino al termine dei lavori previsto per giovedì. I cittadini, fanno sapere al Comune trapanese, possono richiedere il servizio alternativo con autobotti presso gli uffici comunali. Tornerà a riunirsi giovedì prossimo il Consiglio Comunale di Campobello di Mazzara, lo farà a partire dalle 10, così come disposto dal Presidente Simone Tumminello. All'ordine del giorno della seduta, che si terrà in sessione ordinaria, sono stati scritti 7 punti, tra questi la determinazione delle aliquote relative all'IMU, alla TASI e alla TARI per il 2015. In scaletta anche 2 mozioni, la prima riguarda i costi della politica, la seconda l'istituzione della figura dell'ispettore volontario ambientale comunale. Il Presidente Enzo Suriano ha convocato 3 nuove sedute del Consiglio Comunale di Marsala. Le 3 sedute si terranno domani, mercoledì e giovedì, tutte con inizio alle 16. All'ordine al giorno sono stati scritti 7 punti, tra questi l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014. Convocato anche il Consiglio Comunale di Alcamo, che tornerà a riunirsi mercoledì prossimo alle 18.30. All'ordine del giorno, tra gli altri punti, la determinazione per il 2015 delle aliquote relative all'IMU, alla TASI e alla TARI. Dragaggio del porto di Mazzara del Vallo, incontro questa mattina tra i sindacati e il cantiere navale Mecanav. Il servizio. Le segreterie territoriali di FAI CGL, FAI CISL ed UIL Trapani, rappresentate rispettivamente da Giovanni De Dia, Massimo Santore e Tommaso Magardino, hanno incontrato stamattina i rappresentanti del cantiere navale Mecanav e delle aziende dell'indotto del settore sulla questione del mancato dragaggio del porto canale di Mazzara del Vallo. I sindacalisti, al termine dell'incontro, hanno lanciato un appello alla Regione affinché venga emanato un atto di somma urgenza con il quale si predisponga la liberazione dai fanghi di almeno una parte del porto canale, quella cioè prospiciente il Mecanav, per consentire ai pescherecci di effettuare in sicurezza le operazioni di alaggio, rimessaggio e varo. A causa di una mancata programmazione per tempo del dragaggio del porto canale mazzarese da parte della Regione, dichiarano i 3 sindacalisti, oggi siamo arrivati ad un punto di insostenibilità per l'economia locale che è legata al settore della pesca. I pescherecci infatti non riescono a navigare sino al cantiere per effettuare le operazioni di manutenzione a causa dell'insabbiamento e di conseguenza sono costretti a rivolgersi altrove fuori dalla nostra provincia, con gravi conseguenze per il territorio e le sue aziende che sono costrette a licenziare e nei casi peggiori a chiudere i battenti. L'appello dei sindacati viene rivolto anche al prefetto di Trapani, ai deputati regionali e nazionali, nonché ai senatori del Trapanese, affinché si interessino della questione per trovare una rapida soluzione. Sarà effettuata a Mazzara del Vallo a partire da questa sera fino a mercoledì la seconda tranche di interventi per la disinfestazione dell'intero territorio cittadino. Gli interventi programmati dall'amministrazione comunale saranno attuati dalla mezzanotte alle 6 del mattino e saranno svolti dalla ditta Edil Ambiente SRL di Mazzara. Rientri pomeridiani sospesi all'ex provincia di Trapani fino al 31 agosto, infatti gli uffici del libero consorzio comunale resteranno aperti soltanto alla mattina, così come disposto dal commissario straordinario di Palazzo Riccio di Morana, Giuseppe Amato. La chiusura pomeridiana non interesserà invece i presidi turistici e di vigilanza. Poi a settembre cambieranno anche i giorni di rientro, non più il martedì e il giovedì, bensì il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30.
A Trefontane ieri mattina è stato effettuato un primo intervento di lavaggio e deodorizzazione dei marciapiedi del lungomare est e ovest e delle aree circostanti, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati nella circonvallazione est e ovest. L'intervento è stato predisposto dall'ufficio tecnico del comune di Campobello ed effettuato a titolo gratuito dall'Associazione Volontari di Protezione Costiera e Ambientale di Mazara. Il distretto sociosanitario Marsala Petrosino ha avviato la procedura per l'individuazione di ditte che possano fornire prestazioni riabilitative e rieducative di ippoterapia e musicoterapia, nonché in piscina. Le domande di partecipazione, fanno sapere dal Comune marsalese, vanno presentate entro il prossimo 10 agosto ai servizi sociali di Marsala in via Falcone. Per informazioni l'avviso è visionabile sul sito dell'ente lilibetano. Il console del Ghana a Palermo è stato in visita al distretto della pesca di Mazara del Vallo. Il servizio. È in piena attività la macchina organizzatrice dell'edizione 2015 di Blue Sea Land, l'Expo dei distretti del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, in programma il prossimo ottobre a Mazara del Vallo. Alla quarta edizione dell'iniziativa, promossa come ogni anno dal distretto produttivo della pesca guidato da Giovanni Tumbiolo, ci sarà anche il Ghana, la cui partecipazione è stata ufficializzata nel corso della visita di sabato mattina nella città del Satiro del console del paese africano a Palermo, Francesco Campagna, per l'occasione accompagnato tra gli altri dal fashion designer Steven Marte, il titolare dell'azienda di moda ghanese Smack Claudine. A tal proposito, in occasione della prossima edizione di Blue Sea Land, verrà previsto un momento di moda con la presentazione di costumi, tessuti, accessori e gioielli tipici del Ghana, disegnati per l'occasione dallo stesso Marte. Non solo food, non solo alimentazione, non solo cibo, Blue Sea Land è anche un luogo di incontro delle culture, delle tradizioni e delle economie dei paesi che vi fanno parte. Il Ghana quest'anno è main partner, ringrazio molto il console Campagna che qui rappresenta il governo ghanese che sarà presente ai massimi livelli e in particolare stiamo lavorando per fare sì che possano essere presentate alcune produzioni tipiche legate alla moda, al fashion e saranno anche occasioni per allietare le serate dei tanti visitatori e soprattutto per promuovere gli scambi economici e commerciali fra i nostri paesi. Durante Blue Sea Land 2015 sarà sottoscritto il protocollo tra il distretto della pesca e il ministro della pesca del Ghana, proprio come segno della volontà di andare avanti con la serietà di chi è consapevole delle risorse, della possibilità di crescere insieme nel vantaggio reciproco. Quest'anno poi, come ha detto il Presidente, la possibilità di estendere la conoscenza, quello che non è soltanto il profilo del food, dell'agricoltura, ma anche i profili culturali del Ghana, e anche attraverso degli sviluppi che oggi guardano a settori che sono sempre stati tradizionalmente molto forti, come appunto quello del tessile, ma che oggi anche attraverso l'intervento di nuovi, di giovani imprenditori sta cercando uno spazio, un ruolo nuovo. Venerdì prossimo a Mazara, nella Galleria Santo Vassallo del Complesso Monumentale Filippo Corridoni, sarà inaugurata la mostra dedicata all'artista mazzarese Salvino Catania. L'inaugurazione è fissata alle 19. Saranno esposte oltre 500 opere provenienti da collezioni private. Oltre alla Galleria Santo Vassallo saranno utilizzati per le esposizioni anche il Collegio dei Gesuiti, il Palazzo del Carmine, l'Aula del Consiglio Comunale e il Palco del Teatro Garibaldi. Chiudiamo con una nota di sport. Calcio, prosegue la campagna acquisti del Mazara in vista del prossimo campionato d'eccellenza. Dopo Maltese, fine a Genesio e Messina, la società canarina ha ufficializzato un altro arrivo in casa gialloblu. Si tratta del centrocampista Antonino De Vita, classe 96, che proviene dal Marsala 1912. Il giocatore arriva nella città del Satiro con la formula del prestito. Intanto è fissato per giovedì l'inizio della preparazione precampionato del Mazara. I calciatori si ritroveranno agli ordini del neotecnico Enzo Domingo in vista del primo impegno stagionale in Coppa Italia. E siamo arrivati al termine del TG Vallo, vi do appuntamento all'edizione di domani, grazie per averci seguito, arrivederci.